abbastanza interessante. Al segretario Azzeri, buongiorno segretario. DMC, il problema comunque è quello che è successo con la trasmissione delle Iene, garante del libero mercato italiano, la sanzione che hanno effettuato, che ha effettuato appunto in gennaio, fine dicembre, inizio di gennaio, le iniziative da parte del governo, se ci sono, se lo farete, se farete qualcosa. Ah, intanto due cose molto semplici. La prima è già stata fatta una segnalazione, so che oggi c'è stata un'ispezione da parte della Polizia Civile in azienda, questo. E ovviamente le valutazioni da fare sono diverse. La prima è che questo paese non ha una legge sul consumo adeguata, e questo è uno degli obiettivi che proseguiremo, che sarà anche molto più severa, perché qui il problema è ovviamente pubblicità ingannevole fondamentalmente, che viene fatta a tutti i livelli, non solo ovviamente dall'azienda in questione, ma anche da altre aziende. Dunque la prima cosa da fare è appunto quella segnalazione che è stata fatta, è già prodotto i risultati, vedremo che cosa viene fuori da questa indagine. E allo stesso tempo ovviamente noi accelereremo anche il percorso della legge sul consumo, perché penso che sia fondamentale per un paese che le proprie aziende rispettino le leggi, e se ci sarà la questione della pubblicità ingannevole, ovviamente la legge prevedeva, la bozza di legge prevedeva sanzioni molto gravi, non solo, prevedeva anche tra virgolette, le fasce deboli come tutela del consumo, perché ricordiamoci che ci sono pubblicità che spesso e volentieri vanno a colpire target precisi, che non sempre sono gli adulti, ma spesso e volentieri sono anche minori, oppure i giovani che vengono illusi da questa idea di poter migliorare il proprio aspetto fisico grazie a miracoli che non esistono, perché non ci sono, e dunque credo che questo sia fondamentale. Questi sono gli strumenti che ci servono e su cui faremo presto. Nel frattempo vediamo quali saranno le indagini. Già in passato era stata sanzionata l'azienda anche da San Marino, dunque vediamo insomma quali saranno le risultanze. Questo al momento è quello che posso rispondere, perché poi io non ho, l'ho vista ieri pomeriggio la trasmissione, non avendo visto, anche perché era molto tardi quando è stata mandata in onda, l'ho vista su internet a proposito di banda larga, con un po' di problemi proprio anche di download, però insomma sì, ci muoveremo in questa direzione.